Ciao da Autoriparazioni Novacart, siamo specializzati nel GPL da più di 30 anni e siamo centro autorizzato ACI-STACK. Abbiamo appena ultimato l'installazione di un impianto su una vettura turbo iniezione diretta ibrida. Segui il video e scoprirai come abbiamo installato questo nuovo impianto ACI-STACK. Su questa Suzuki Vitara 1400 Hybrid abbiamo montato un kit dedicato ACI-STACK, impianto molto pulito e poco invasivo. Abbiamo installato degli iniettori categoria W03 singoli proprio per il poco spazio disponibile sotto la cassetta del filtro, così sono invisibili e sono protetti. È un impianto di ultima generazione molto affidabile che riesce a gestire questo motore turbo iniezione diretta hybrid di questa Suzuki Vitara. Nella parte interna dell'autovettura abbiamo installato il commutatore qui vicino ai tasti di serie dell'auto e un indicatore touch. In questo momento sta preriscaldando l'impianto, quindi parte benzina e poi automaticamente passerà a GPL. Come tutte le nostre installazioni, presa di ricarica dentro lo sportellino della benzina, così da essere pratica e allo stesso tempo invisibile e protetta per la circolazione. Lo spazio disponibile nel baule è rimasto invariato, siamo riusciti a installare la bombola di alta capacità sotto il piano di carico. Sotto la moquette abbiamo la bombola praticamente invisibile dopo l'abbassamento dei vari piani. Questa vettura, oltre a essere ibrida, è anche 4 ruote motrici. Il classico libretto di garanzia che consegniamo a tutti i clienti, dove abbiamo la scheda di installazione del veicolo compilata da noi e stampata. Ricordo che ACI-STACK gode di garanzia europea. Entrando nel software potrai vedere altri video sui nostri canali Facebook e YouTube Autoriparazioni Novacart, dove vedrai le corrette tarature di altre auto anche iniezione diretta. Questa è la sottocartella per la calibrazione della mappa benzina, dove abbiamo effettuato un adeguamento della mappa standard. Poi abbiamo diverse sottocartelle che ci danno la possibilità di calibrare il motore e di poter attuare delle strategie che servono per tenere, come dico sempre, la giusta affidabilità e avere la massima potenza col massimo consumo. Abbiamo parecchie sottocartelle di calibrazione, di correzione e poi una mappa molto importante, questa, che è la correzione della mappa AGPL, dove viaggiando nell'utilizzo quotidiano ogni giorno l'impianto AGPL andrà a tararsi adeguandosi all'andatura della vettura e all'utilizzatore, così da avere il massimo risparmio e la massima potenza, mantenendo l'affidabilità del tuo motore. Oltre alla corretta installazione a regola d'arte, la cosa importante è generare ogni singola mappa su ogni singolo motore, così da avere la giusta calibrazione, la giusta potenza e il giusto risparmio nel tuo motore, rispettando tutta la sua affidabilità. Contattami attraverso i nostri canali www.novacartauto.it